Poco dopo mi accorsi di una realtà terribile, e cioè che di ogni uomo, di ogni donna che semplicemente mi sfiorasse, io immediatamente ne vedevo il futuro. Ora, il futuro nostro, degli uomini, delle donne, non è un futuro piacevole quasi sempre. È costellato di dolori, dispiaceri, morti. Ecco, io lo vedevo nitidamente. E proprio perché lo vedevo nitidamente, entrava in me, stingeva su di me, diventava un peso addirittura insopportabile. Così mi decisi di andare da Zeus e gli dissi: questo mio dono della preveggenza che tu hai voluto darmi, Zeus, non è un privilegio e non è un dono, è una condanna insopportabile. E lui, al solito: e no, e caro mio, mica è facile disfare ciò che si è fatto. E come faccio? Guarda, ti do un consiglio. Se il mondo ti pesa, ritirati in solitudine, no? Beh, non era un cattivo consiglio. Sul Citerone c'era un boschetto intricatissimo di radici, di rami, e al centro ci stava una grotta. Andai a vivere lì. Mi nutrivo di bacche, di erba, però di niente, però restavo solo, però ogni tanto ne uscivo. Appena sentivo che la città di Tebe era in pericolo, ritenevo mio dovere mettermi al servizio dei reggenti. Ebbene, naturalmente questo mio slancio patriottico venne mal interpretato, le solite male lingue, le solite male lingue. Ah, questo qui, sempre pronto a correre vicino ai reggenti, è chiaro che vuole raggiungere il potere, è un maneggiore politico, altri. Bastasse maneggiore politico, è anche esoso. Voi non potete avere idea quanto fa pagare le sue predizioni, infami, mentitori infami. Sapevano benissimo che nessun poeta può trarre vantaggio personale dalla sua arte, perché altrimenti io ogni settimana me ne andavo al bancolotto, me andavo a giocare alla cinguina e vivevo felice e ricco. Va bene? Oh. Un brutto giorno, davanti alla grotta si presentarono due soldati e mi dissero che il re di Tebe, Edipo, voleva vedervi d'urgenza. Immediatamente previdi la tragedia. Me ne scappai sul fondo della grotta, supplicando i due soldati di dire al re che non m'avevano trovato. Non ci fu verso. Mi portarono di peso davanti a Edipo. La mia reticenza a rispondere alle sue domande fece sì che Edipo la prendesse a male. Cominciò ad accusarmi di tramare contro di lui con Creonte. Mi fece la stessa accusa di esosità e poi altre ancora che non sto a dirvi, ma io resistevo e non rispondevo, non perché temessi la reazione dopo che io gli avrei narrato il futuro, no, ma no, resistevo per voi,
Voi che mi state ascoltando, lo facevo per voi, perché nel futuro vedevo un ometto vestito con serietà, con l'aria severa, Herr Professor Sigmund Freud. Proprio lui, l'inventore del complesso d'Edipo, della teoria che avrebbe rovinato la vostra esistenza, facendovi credere che buona parte delle vostre turbe derivano dal fatto che da piccolissimi avete desiderato carnalmente vostra madre e avete tramato contro vostro padre. Oltretutto vi avrei fatto risparmiare un sacco di danari, perché le sedute psicanalitiche costano. Però, a un certo punto non ce la feci più. Vi chiedo perdono, ma non ce la feci più. E dissi a Edipo che era stato lui a uccidere inconsapevolmente suo padre Laio e che altrettanto inconsapevolmente si giaceva con sua madre Giocasta. Il resto vi è noto. Vi è stato magnificamente raccontato nella tragedia di Porè di Sofocle. Ed è proprio lì, in quella tragedia, che io, da persona, divento personaggio. I romani, come personaggio, non mi trattarono bene. Mi presero subito, ma sapere perché, in antipatia. Fatta eccezione di Ovidio, che nelle Metamorfosi, devo dire, narrò con onestà la mia vicenda, ma... non devo per forza dire il nome, ma un poetastro, tale Orazio, ecco, mi viene nervoso. Dunque, questo sedicente poeta, questo Orazio, dovete ricordarvi che io arrivo alla letteratura con Omero, quando nell'Odissea racconta che Ulisse venne a trovarmi nell'Ade per chiedermi quale fosse la rotta più veloce e migliore per tornare a Itaca, la sua patria. Io quel consiglio gliel'avrei dato, ma poi lui girovagò mare mare per altri 10 anni, segno che tutta questa prescia di tornare a casa poi non ce l'aveva. Vabbè, allora, a questo è l'altro. Dunque, questo Orazio dice che in realtà Ulisse venne nell'Ade per chiedermi non la rotta migliore, ma come fare soldi alla svelta, e che io ero la persona più indicata. E avrei consigliato a Ulisse di diventare un cacciatore di eredità. Ora vengo e vi spiego. Avrei detto, consigliato a Ulisse di mettersi alle calcagna di qualche vecchietto, possibilmente vedovo, senza figli e senza nipoti. Conquistarne la simpatia, mettersi totalmente a sua disposizione e mentire, se era il caso per lui, conquistarne la fiducia tanto da farsi fare testamento a favore. Oh, una volta firmato il testamento, dire al vecchietto: nonnino, ma vieni a prendere un po' d'aria con me in un boschetto, dai. Da quel boschetto il nonnino non sarebbe mai più tornato. E ora basta! Non voglio più nominare questo poetastro. Ma
c'è un suo collega, un tale Giovenale, al quale viene in mente di scrivere che io non solo ero cieco, ma ero anche sordo. Ah sì, ero sordo. E allora, caro Giovenale, mettiti d'accordo col tuo collega Stanzio. Oddio, Stanzio, Zeus santo, l'autore della Tebaide. Ma l'avete mai letta la Tebaide? Sembra un film dell'orrore. Beh, fa più paura di un film di Dario Argento, pieno di morti, di squartamenti. Vabbè, lasciamo perdere. Stanzio dice che io facevo le mie divinazioni perché interpretavo il canto degli uccellini. Ora, caro Giovenale, se ero sordo, come cavolo faceva a sentire il canto degli uccellini? Ma Stanzio, che altro, dice che io usavo diversi metodi per fare le divinazioni. Per esempio, prendevo un animale vivo, lo squartavo, ne facevo cadere le membra sull'ara. Poi mia figlia Manto mi diceva la posizione di quella interiora e da lì facevo le mie predizioni, ridotto a un macellaio, o peggio, arrivò a dire che io ricorrevo alla necromanzia, un'infamità e un modo orribile per leggere nel futuro, svegliare i morti dal loro sonno. Bene. Poi arriva il filosofo, il moralista, il grande educatore, Seneca, così grande educatore che il suo miglior allievo è stato Nerone. Va bene. Anche lui scrive la sua brava tragedia, il suo bravo Edipo Re. Però io sono molto ridotto come personaggio, cioè più che fare predizioni faccio deduzioni, quasi fossi un commissario di polizia qualunque, che so, un Maigret o l'altro lì che non mi viene il nome, Montalbano, ecco. Capito? Bene, tant'è vero che nel terzo atto non sono io a rivelare ad Edipo che è stato lui a uccidere suo padre Laio, no, è il fantasma del padre che compare, sembra essere caduto in pieno melodramma e dice al figlio: assassino, assassino, sei stato tu a uccidere. Meglio sorvolare, lasciamo perdere Seneca. Ma la ciliegina sulla torta ce la viene a mettere Luciano di Samosata, il quale dice su di me due bugie. La prima bugia è veramente orrenda e mi dà molto fastidio. Cioè, dice nei dialoghi delle cortigiane che io, non è vero che ebbi la metamorfosi da maschio a femmina e viceversa, no, io ero per lui semplicemente un ermafrodita dotato dei due sessi dei quali facevo uso alternativamente. La seconda bugia è quella che io, secondo lui, divinavo secondo il corso delle stelle, così come mi veniva riferito da mia figlia Manto, e che m'ero fatto addirittura una mia idea del cosmo. Cioè, io pensavo che le stelle fossero sessuate. Esistevano stelle maschi e stelle femmine. Appena una stella maschio
entrava in contatto con una stella femmina, i due corpi celesti si compenetravano e poi scoppiavano, facendo nascere nuovi soli, nuove stelle. È un'idea bella, no? Poetica, peccato, non l'ho mai pensata. Poi, un giorno, l'Olimpo sparì. E con l'Olimpo sparirono tutti gli dèi. Zeus, Era, Hermes, Atena, Afrodite, tutti. E al posto dell'Olimpo comparve una gran croce cristiana.